Salve! Siamo in arrivo a Milano Malpensa. Ogni buongiorno che si rispetti inizia con Breaking Italy. Ah, bye bye, bye bye. Ulala! Oggi volevo parlarvi di intelligenza artificiale. Ma che belle le montagne! Regola numero uno, superare tutti per fare i controlli più in fretta. Ed ecco che Yaki è in testa. Molto bene. Altro che il jazz di New York, siamo accompagnati dal jazz di Milano Malpensa. Ulala! Addirittura in bambù. Posso dire? Bagni top, controlli passaporti automatici top, bravi. Un giorno mi piacerebbe salire su un tizio spacciandomi per un nome a caso di questi qua. Facciamo anche una colazione e siamo dei signori. Grazie mille. Allora, praticamente l'altro giorno ho ricevuto questo messaggio. Yaki, da quando è iniziata la scuola a gennaio tutti stanno usando ChatGPT perché hanno visto il tuo video. I prof sanno che la fonte del video sei tu che l'hai fatto scoprire e così sei diventato il loro acerrimo nemico. Adesso stanno facendo tutti dei discorsi dove spiegano che loro hanno delle app prodotte dal ministero per capire se è stata usata l'intelligenza artificiale. Hai causato uno scandalo nazionale. Ora, mi sembra un po' eccessivo, ma parliamone. Non male questo panino. Per chi si fosse perso qualcosa, quella che forse è la più grande rivoluzione che stiamo vivendo in questi anni è proprio quella delle intelligenze artificiali. Wow! Che chi se la tira un po' chiama AI o AI in inglese. Molto buono. E ChatGPT è forse la cosa che mi ha più impressionato nell'ultimo anno. Vediamo di prendere una macchina. Tac. Buongiorno. E se non l'avete ancora né provato né utilizzato, questo ChatGPT è un modello di previsione linguistica basato sul deep learning e bla 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 bla. In pratica è un bot a cui si può scrivere qualsiasi domanda in inglese o anche in italiano e che risponde praticamente a tutto, ma non come se fosse un robot programmato in maniera stupida, risponde quasi esattamente come se fosse un umano. 15 più 18 fa 33. Olivetti summa prima 20. Siamo nel 1960 e questa era una calcolatrice dell'epoca. Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, dove per moltiplicazioni si intende fare tante volte un'addizione, e non faceva neanche le divisioni. Tutto totalmente meccanico, si tira giù la leva che va a muovere gli ingranaggi e va poi a stampare il numero corretto. Ecco, alla fine della fiera, tra quelle che adesso chiamiamo intelligenze artificiali e questo insieme di ingranaggi in grado di fare solo qualche piccolo compito specifico, non c'è molta differenza. Parliamo solo di un qualcosa di incredibilmente più complicato di questo, che processa miliardi di informazioni in più, facendo miliardi e miliardi di calcoli al secondo, per fornire una risposta coerente a un input dato da un umano. Ed è assurdo pensare che un oggetto come una calcolatrice, che ci sembra super scontato, anche solo 80 anni fa era rivoluzionario. Dai, ma che schifo! Ma puoi lasciare in una macchina sharing le sigarette elettroniche? Dai, vergognatevi. Ora, non voglio stare qua a fare un ragionamento tecnico a spiegarvi, anche perché tutta la spiegazione l'ho già fatta su TechDale e sicuramente ne parleremo in futuro perché ci sono infinite possibili applicazioni. Salve, grazie. Quello che sta succedendo in maniera anche abbastanza prevedibile è che un sacco di studenti stanno usando ChatGPT per fare compiti, verifiche, esami, e trovo che sia affascinante perché è la prima volta che gli studenti hanno uno strumento così tanto più potente rispetto ai loro insegnanti. Tra l'altro alcuni di voi mi hanno mandato delle cose che sono successe assurde, dopo ve le mostro, ma ci sono un sacco di cose interessanti da dire a riguardo. Premessa però, non voglio dare chissà quale verità dall'alto di chissà quale sapere che non ho, e non sono qui per criticare o altro, perché sì, con tutte le sue criticità la scuola italiana si potrebbe migliorare tantissimo, va bene, però è comunque un sistema che funziona, che insegna un sacco di cose, e se banalmente nella mia vita sto riuscendo a fare delle cose carine, è anche merito di alcuni professori molto molto bravi che mi hanno insegnato tante belle cose. Quindi non voglio star qui a dire banalità, ma ovviamente se siete studenti studiate, non tanto per prendere bei voti ma per imparare qualcosa di interessante, trovate il modo di appassionarvi a quello che fate, anche se sono cose apparentemente noiose, probabilmente in futuro vi serviranno. Però trovo che sia abbastanza stupido avere un atteggiamento ostile contro una nuova tecnologia, proprio perché se da una parte i metodi per copiare e per barare a scuola ci sono sempre stati e sicuramente i telefonini, gli orologi e tutte le cose tecnologiche hanno aiutato non poco, è inutile che dobbiamo nasconderci. Io ho visto esami di ingegneria venir passati con
GeoGebra aperto sul telefonino, ma non facciamo nomi. Il punto è banalissimo, non sto neanche a dirlo. Ovviamente lo scopo non deve essere superare la verifica, ma imparare. La questione è che in questo caso, con le intelligenze artificiali, non siamo di fronte soltanto a un metodo per barare. Siamo di fronte veramente a uno strumento che non ha limiti e che, se usato male, può essere veramente pericoloso. Quindi quello che vorrei dire è: usatele il più possibile queste intelligenze artificiali, rimanendo nella legalità possibilmente. E quindi, anziché cercare di bandirle e minacciare gli studenti dicendo di avere applicazioni fatte dal Ministero degli Interni, che ovviamente non esistono, anche se in realtà esistono applicazioni che riescono a capire se qualcosa è stato scritto da un'intelligenza artificiale o no, quello che mi piacerebbe succedesse, ed è un appello per i professori che mi seguono, è che si provasse a sperimentare insieme la potenza di questi nuovi strumenti. Per dire, c'è da fare un riassunto di un libro? Con ChatGPT lo fai in 35 secondi. Un compito interessante potrebbe essere far proprio fare dei riassunti a dei libri usando intelligenza artificiale, ma trovando i possibili errori dell'intelligenza artificiale o sfidando appunto gli alunni a fare meglio dell'intelligenza artificiale. Non lo so, sono pensieri al volo. Alla fine è lo stesso discorso di una calcolatrice. All'elementare impariamo a fare i calcoli a mano? Sì, dalle medie in poi però si usa la calcolatrice. Ciò vuol dire che è inutile saper fare i calcoli a mano? Assolutamente no, anzi è fondamentale. Sia perché non si può sempre contare su questo strumento, sia perché bisogna imparare a ragionare, sia per mille miliardi di motivi. E in maniera un po' più grande si può paragonare questo concetto all'intelligenza artificiale. È importante imparare a scrivere un tema per sviluppare pensiero, spirito critico, creatività? Assolutamente sì. Abbiamo però questi strumenti assurdi che stanno nascendo come funghi giorno dopo l'altro? Cerchiamo di usarli, cerchiamo di capirli, cerchiamo di capire le potenzialità e i limiti. Vi faccio due esempi di cose sbagliate che mi avete mandato. Media del 10 grazie a ChatGPT. La situazione è un po' sfuggita di mano. Oppure, io l'ho usato per fare l'analisi di una poesia, ChatGPT ha analizzato la poesia sbagliata e ho preso 4. Molto bene! Che poi, parentesi, è impressionante, ma per quanto mi riguarda siamo di gran lunga lontani da quello che può essere un ottimo risultato. E questo ChatGPT fa ancora un sacco di errori, come dimostra il 4 di questo nostro povero amico. Certo che lo vedi se è una poesia sbagliata, stupidino. Ad ogni modo, tutto questo video per dire che cosa? Non lo so se sinceramente questa cosa dell'intelligenza artificiale ci porterà qualcosa di bello, oppure siccome siamo delle stupide scimmie pigre, facendo sempre fare più compiti, sempre più complessi a computer, ci ritroveremo come dentro Wall-E, obesi su delle poltrone che mangiamo, beviamo e basta. L'unica cosa che so è che questi sono gli strumenti che ci sono, che lo vogliamo o meno, verranno sempre più utilizzati, e quindi usiamoli il più possibile, non per barare, ma per imparare. Ma chi sono? Sono un poeta! Fatemi veramente sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e ci vediamo, ciao 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 ciao.